Una domanda a Luigi De Laurentiis, che è la mente appunto della produzione, del marketing, dell'organizzazione della Filmauro. Volevo sapere quanto è difficile oggi, anche di fronte al nemico della macchina hollywoodiana, nemico sempre fra virgolette, quanto è difficile allestire film che all'apparenza possono sembrare semplici, ma prevedono molti spostamenti, prevedono tantissime difficoltà organizzative, come il film di Natale, che è sempre girato all'estero, o anche questo Italians. Ma infatti noi investiamo tantissimo nella produzione di questi film, i nostri film hanno dei budget molto importanti per il mercato italiano, basti pensare che questo film è costato oltre 12 milioni di euro, che è una cifra molto importante in un mercato in cui il ritorno è molto basso rispetto all'investimento. Però noi crediamo tantissimo nell'entertainment, nel portare al pubblico un sogno, un divertimento, è quello che ci fa poi lavorare giorno e notte presso questi film. Infatti basti pensare che Italians solo per le riprese ci è costato 8 mesi di fatiche perché i paesi non erano così facili, differenze culturali, di lingua. A San Pietroburgo quasi nessuno parla l'inglese. Negli Emirati, per esempio, l'aspetto culturale non era da sottovalutare, ci sono delle censure molto importanti e dove noi siamo arrivati, essendoci poco cinema negli Emirati, siamo arrivati proprio come degli Italians, molto rumorosi. Proprio per portare tutto il nostro know-how e poter continuare le riprese in quel paese. Quindi un investimento molto importante, però poi la qualità si vede, il pubblico l'apprezza e questo poi è quello che ci ripaga ogni anno ed è quello che ci permette poi di essere competitivi contro delle macchine da guerra come film hollywoodiani. Noi mettiamo in piedi dei cast molto importanti e giriamo in dei posti dove vanno anche gli americani proprio per essere di pari passo, anche se poi dei film al 100% italiani, e per andare di pari passo contro il cinema hollywoodiano. Guarda intorno a te, che noi ti Pair of andiamo scumbags, fucking Italians. Lontano il mare. Sorry. Bella lei. Tieni. Che? Dai, un brindisi. Gin gin. Buono che? Lasciatemi cantare. Con la chitarra. Ma quel cretino non è il pilota inglese? Mandolino in mano. E tu sei un'italiana. E con la pizza in mano. E mo' mai rotto il cazzo. Vabbè, dai. No. Pezzo di merda! Oh, non ho fatto niente, non ho fatto niente! Stop, man! No, 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 no! Stop, man! No, wait, wait, wait! Stop, Let's man! stop, let's stop! Stop, Parliamo, man! parliamo! It's a joke, it's a joke! Andiamo! Andiamo, non ho fatto un cazzo, andiamo! Le mignotte! Lascia! Oh, lascia! L'ho già pagata! Ho capito, ma lascia! Guarda che c'è la testa!